Ciao a tutti! Oggi sono qua per darvi qualche consiglio in merito ai regali di Natale. Ogni anno giro questa tipologia di video e ogni anno cerco di darvi dei consigli differenti. Quindi se siete curiosi e cercate altre idee regalo, vi linko nelle schede qua sotto in descrizione la playlist natalizia. Quest'anno ci tenevo a fare qualcosa di leggermente diverso. Non sono dei regali materiali e secondo me sono i regali perfetti se state cercando qualcosa di unico, di speciale e soprattutto se dovete fare un regalo ad una persona che non ha veramente bisogno di qualcosa di materiale. La prima cosa che mi viene in mente è se avete una persona speciale, che sia il vostro ragazzo, la vostra ragazza, un amico, un vostro parente. Un'idea molto carina sarebbe quella di regalargli qualcosa che potete condividere insieme. Questo volendo si può applicare anche alle cose materiali. Mi viene in mente ad esempio un gioco di società, che è qualcosa che non si può utilizzare da soli, ma appunto in compagnia. Però mi sono venute in mente anche tante altre occasioni che si possono condividere, come ad esempio un pranzo o una cena fuori. Non sempre si ha l'opportunità di mangiare fuori casa, sia per questioni economiche che di tempo. Offrire magari un pasto del genere in un ristorante particolare, magari di sushi o di una cucina comunque che piace particolarmente a entrambi, potrebbe essere un'occasione molto bella, soprattutto perché, a parer mio, durante le feste la cosa più bella è poter passare il tempo, che non è una cosa materiale, il tempo è qualcosa di super prezioso, assieme alle persone a cui vogliamo bene. Mangiare fuori poi è una bellissima occasione anche per coccolarsi e vivere comunque un'esperienza diversa dal solito. So che potrebbe essere un grande cliché degli anime o manga, ma io personalmente adoro gli acquari. Quindi magari regalare dei biglietti per andare agli acquari o ai musei, alle mostre, al cinema, a vedere uno spettacolo, a teatro, sono tutte occasioni abbastanza speciali, anche se il cinema, soprattutto negli ultimi anni, è diventato qualcosa di molto accessibile a tutti, andare a vedere magari una proiezione speciale, qualcosa di particolare, condividere quindi una giornata o parte di essa assieme ad una persona, trovo che sia un pensiero molto bello. Nel caso, ad esempio, delle mostre e dei musei, una mostra che voglio assolutamente andare a vedere, ad esempio, con il mio compagno, è quella a Bologna, dedicata ad Hokusai, Oltre l'onda è intitolata. Avevo già visto un'esposizione simile sull'ukiyo-e quest'autunno e mi era piaciuta da impazzire, quindi se anche a voi piace il Giappone, magari dateci un occhio, comunque controllate che cosa c'è in programma nella vostra città. Spesso si tende a vedere le grandi città come le uniche in cui poter fare certe esperienze o in cui si hanno maggiori possibilità, no, di vedere, esplorare, però in realtà anche le piccole città spesso hanno delle esposizioni e magari ci sfuggono perché siamo troppo concentrati a quello che accade nelle grandi città o appunto alcuni eventi magari sono poco pubblicizzati, quindi vi consiglio di dare un occhio nella vostra città o provincia. Sono esperienze secondo me interessanti, innanzitutto perché oltre a permettervi di passare più tempo insieme, vi permettono anche di scoprire qualcosa di nuovo che secondo me è molto prezioso, soprattutto nel caso ad esempio dei musei. E permettono anche di vivere un'esperienza diversa, perché magari avete voi e la persona a cui volete fare questo regalo, avete una passione in comune e sarebbe bello poter confrontarsi e condividere questo momento in un'occasione diversa dal solito. E caso abbiate in mente di regalare dei biglietti che siano fisici o meno, l'idea del regalo, perché immagino che dire semplicemente a una persona: "Guarda, ti ho regalato una cena fuori", possa essere un po' strano. Potreste pensare di scrivere una piccola lettera e metterla in una bella busta o scegliere di disegnare, scrivere qualcosa che rimandi al luogo o all'evento a cui avete pensato. Mi viene in mente, ad esempio, nel caso di un viaggio, di una mostra, mettere qualche immagine che richiami appunto questi luoghi. O anche nel caso di un film o di una cena fuori, magari mettere l'immagine di qualche piatto, anche semplicemente fare un piccolo disegno o scrivere qualcosa che ricordi quell'esperienza. È comunque molto carino come pensiero. Non preoccupatevi se la vostra calligrafia non vi sembra abbastanza carina o se non vi considerate in grado di fare dei bei pacchetti o di disegnare e così via. Finché non ci si prova, non si impara, ma poi penso che sia molto più carino un pacchetto anche impacchettato un po' male,
però fatto appunto a mano, perché vuol dire che voi vi siete impegnati in quel gesto, perché ci tenevate particolarmente a fare qualche cosa di vostro. Penso che questo dia veramente una marcia in più a qualsiasi tipo di regalo. L'unico vero e proprio oggetto, diciamo, che vorrei citare in questo video è l'album dei ricordi, l'album fotografico, che potete benissimo ordinare ad esempio online, esistono tantissimi siti al giorno d'oggi che vi permettono di selezionare delle foto, a volte anche addirittura direttamente dal vostro Instagram, o che vi permettono comunque di caricare delle immagini e creare un vostro personalissimo album, ma è possibile farlo anche per conto proprio. Se avete delle foto in casa o una stampante fotografica, potrebbe essere l'occasione per farla a mano e per fare anche un piccolo collage. Invece che un vero e proprio album, potreste fare ad esempio un'immagine abbastanza grande, tipo da incorniciare o appendere o appoggiare tipo su una mensola o sulla scrivania, con un collage di immagini o disegni o frasi scritte realizzato da voi. È un pensiero secondo me abbastanza semplice, però comunque d'effetto, perché alla fine, come vi dicevo, una delle cose più belle secondo me delle feste è poter passare del tempo insieme e quindi condividere alcuni momenti speciali che hanno segnato un'amicizia o comunque una relazione, un rapporto familiare, è comunque qualcosa di meraviglioso. Questo è il classico regalo che secondo me piace tantissimo ai genitori. Possono essere foto di una vacanza, di un anno specifico o sparse qua e là, ad esempio. Mi viene in mente di voi e i vostri genitori da quando eravate piccolissimi a quando siete cresciuti. È una cosa secondo me tenerissima che farà sicuramente tanto piacere ai genitori così come ai nonni. È qualcosa di abbordabile secondo me, sia che abbiate un budget ristretto che un budget un po' più alto. In base a quello poi potete sviluppare la vostra idea. Una cosa secondo me molto bella del fare i regali, soprattutto nel periodo natalizio, è il poter personalizzare, perché questo renderà il vostro regalo unico. Un'altra idea regalo interessante e utile potrebbe essere quella dell'abbonamento, che sia l'abbonamento a Netflix, Spotify o l'abbonamento ad una rivista vera e propria. Io ricordo che negli anni passati mi sono fatta spesso regalare degli abbonamenti, ad esempio una volta mi piaceva tantissimo Airone, negli anni ho visto che è cambiato molto e non mi fa impazzire, però negli ultimi anni ho fatto un abbonamento anche al National Geographic, per esempio, ed è una rivista che mi piace particolarmente. Così come ce ne potrebbero essere tantissime altre, quindi visto che sicuramente conoscerete bene la persona a cui volete fare un regalo, potreste pensare di regalargli un abbonamento ad una rivista che gli piace particolarmente o a un servizio che sapete utilizza. L'ultima idea regalo di cui vorrei parlarvi è qualcosa che mi sta particolarmente a cuore, ovvero adottare una specie in pericolo. Se andate ad esempio sul sito del WWF, trovate una sezione dedicata alle adozioni in cui è possibile adottare una delle specie a rischio. Ce ne sono tante, tartarughe, i delfini, il leopardo delle nevi, il giaguaro, gli orango e così via. Ci sono poi diversi kit, c'è quello a zero impatto per cui avete tutto in maniera digitale, c'è un kit che vi fa ricevere a casa il certificato di adozione e un dépliant con tutte le informazioni sulla specie che avete deciso di adottare e infine c'è il kit con il peluche dell'animale. Tra l'altro, sempre sul sito del WWF è possibile fare questo tipo di donazione anche per il proprio animale domestico, quindi riceverete un gadget proprio per il vostro cane o gatto. Insomma, sono delle idee secondo me molto belle, ma soprattutto utili, come vi dicevo. Io ho citato il WWF, ma ci sono diverse associazioni che operano in questi settori, basta semplicemente cercare su Google o semplicemente guardarvi attorno. Magari nella vostra città c'è un'associazione che si occupa di tutelare l'ambiente, o gli animali. A me viene in mente ad esempio anche la Fondazione Cetacea perché è un luogo in cui ho lavorato come volontaria per un certo periodo. Ad esempio anche sul sito della Fondazione Cetacea è possibile adottare una delle tartarughe dell'ospedale e si riceve l'immagine, cioè la foto della tartaruga adottata e volendo si possono poi aggiungere ad esempio la maglietta, il portachiavi, il peluche e così via. Quindi ci sono diverse soluzioni che secondo me si adattano anche sia a diverse fasce di prezzo, perché capisco bene che magari avete un budget più o meno ristretto,
ma può essere un'idea carina anche o per i più piccoli o per quelle persone a cui piace avere qualcosa, tra virgolette, di fisico come ricordo. Personalmente la trovo un'idea molto carina, ma soprattutto si fa qualcosa concretamente. Ed è il regalo perfetto per chi al momento non ha bisogno magari dell'ennesima tazza, dell'ennesimo paio di guanti o sciarpa, ma in questo modo si fa un gesto che potrebbe essere veramente utile. E niente, queste erano le mie idee regalo per chi ha tutto o a chi non serve qualcosa in particolare. Spero che queste idee possano esservi utili o di ispirazione. Magari se avete altre idee regalo di questo genere, fatemelo sapere qua sotto nei commenti in modo da poterci scambiare idee. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!